Durante il periodo barocco le elite europee cominceranno a costruire delle splendide residenze per la villeggiatura. Era un fenomeno già nato nel periodo delle corti rinascimentali. Con l'avvento del barocco c'è un'implementazione di questo fenomeno del piacere della villeggiatura. Per esempio l'Italia vede la nascita di ville meravigliose costruite dalla nobiltà veneziana nella zona del Brenta, o le ville del Palladio nel Vicentino, la nobiltà milanese che comincerà a costruire delle residenze stupende nella Brianza, sul lago di Como, la nobiltà ligure genovese, la nobiltà genovese appunto costruirà delle residenze straordinarie sia nel Ponente che nel Levante ligure, senza contare poi le ville della grande nobiltà romana nei castelli, oppure i famosi castelli romani verranno disseminati di ville stupende, anche la nobiltà napoletana, la nobiltà borbonica costruirà, inaugurerà la villeggiatura sotto il Vesuvio. Villeggiatura sotto il Vesuvio e la grande nobiltà siciliana comincerà a costruire le sue residenze. Avremo per esempio un exploit di costruzione di ville nella Conca d'Oro, attorno a Palermo. La grande nobiltà palermitana sceglierà dei luoghi che già furono usati come sollazzi dai nobili normanni, dalla famiglia reale normanna degli Altavilla. Palermo era già luogo di sollazzi, di luoghi di delizia. La Zisa, la Cuba, era già sede del famoso Parco del Genoardo, il paradiso terrestre che era la Conca d'Oro. Nella Palermo barocca vedremo la nascita di altrettante splendide residenze, cominceranno a disseminarsi di molti bagli fortificati, un tempo destinati solo al lavoro o alla produzione agricola, verranno trasformati in ville. Questo accadrà, altre ville verranno costruite ex novo, nella Piana dei Colli, nella zona di Mezzo Monreale e poi soprattutto a Bagheria. Bagheria, questo luogo che si trova praticamente in una zona paesaggistica tra le più belle, perché è lì che si conclude il Golfo di Palermo, il lato orientale del Golfo di Palermo, che si conclude con il Capo Zafferano, quindi sull'Aspra, sul mare di Porticello, di Aspra, e c'è questa piana di Bagheria piena di aranceti, di limoneti. Un luogo effettivamente stupendo. Ed è lì che, soprattutto lì, che i nobili palermitani cominceranno a edificare. Edificare, il primo fu un Brangiforti, infatti la villa Brangiforti, la prima edificata in territorio di Bagheria, diventerà il cardine dell'asse principale del paese, quello verso il mare di Aspra, poi si aggiungerà l'asse orizzontale, attuale corso,
principali della cittadina, che abbiamo visto ripreso per esempio nel film Maria di Tornatore. Quindi questa zona comincia a vivere in funzione delle ville. Bagheria sarà effettivamente la città delle ville e nascerà proprio perché vi sono queste ville stupende. Poi nella metà del Settecento una di queste ville diventerà poi celebre in tutta l'Europa perché verrà letteralmente sommersa da statue mostruose, da statue di mostri. È la Villa Palagonia. Villa Palagonia diventerà poi celebre in tutto il mondo, la Villa dei Mostri, la famosa Villa dei Mostri. Il nipote del fondatore della villa, Francesco Gravina di Palagonia, un uomo molto potente, comincerà a chiamare delle maestranze locali che realizzeranno queste statue in pietra d'Ascra. Tra l'altro quella è una zona ricca di cave, di questa pietra molto bella, anche c'è la cava di Pirriemi, insomma da lì ci sono delle cave da cui vennero estratti i materiali per la costruzione dei grandi regge, dei grandi palazzi, delle grandi ville palermitane, e in pietra d'Aspra verranno realizzati anche i mostri nel muro di cinta della villa e nel viale d'accesso. Il principe darà le disposizioni e le maestranze da lui ingaggiate eseguiranno alla lettera. E quindi vedremo un drago con la coda di leone, un ognomo dal sorriso cattivo, che suona magari un liuto, una scimmia, un uomo con la testa di scimmia. Vedremo, insomma, un'infinità di stranezze, di figure assurde partorite dalla fantasia del principe. Il principe poi dichiarerà a chi gli chiede da dove trae ispirazione per la costruzione, la realizzazione di questi modelli di mostri. Lui dirà che una volta si recò nel Nilo, dove il limo ha praticamente una caratteristica particolare. Il limo unito alla luce solare, il limo, cioè la terra del Nilo, unito alla luce solare, al microclima del luogo, dà vita alle creature più impensabili. Ovviamente è una parodia, uno scherzo, perché il principe di Palagonia praticamente partorirà la sua fantasia queste statue. Ma il senso dell'opera non si riesce a capire. Intanto non, cioè, o meglio, vi hanno indagato anche molti psicanalisti per cercare di capire come mai quell'uomo potente è tutt'altro che pazzo, perché comunque era un uomo di grande, chi rese conti che vi sono, un uomo di notevole spessore anche culturale, umano, perché un uomo apparentemente innocuo, comunque una persona di un certo
aplomb, di una certa, del suo livello, una persona mite, poi avesse creato, decorato, deciso di decorare questa villa di figure mostruose. E questo è un grande mistero che rimarrà tale, nonostante appunto gli studi e le analisi effettuate anche da grossi psicanalisti. In ogni caso, per esempio, alle donne in stato di gravidanza verrà vietato proprio dall'autorità di passare accanto alla villa. Proprio perché all'epoca si pensava che le statue avessero un potere, le statue, nella superstizione popolare si pensava che avessero emanassero una qualche forma di energia, e quindi addirittura le donne gravide quindi potevano risentire, secondo l'autorità, della visione di queste figure mostruose. Inoltre bisogna ricordare che la popolazione cominciò a ribellarsi contro l'edificazione di queste statue, ma poi si bloccò tutto, a parte perché appunto il principe di Palagonia era un uomo potente, ma anche perché tutto sommato si disse che in fondo il principe non faceva niente di male, se ci teneva così tanto le sue creature mostruose, se le tenesse lì. Fatto sta che la fama del principe arrivò pure alle grandi personalità della cultura europea, tra cui per esempio Goethe. Goethe, nel suo viaggio in Sicilia, venendo nell'isola, decise di visitare la villa, e me ne è un resoconto proprio nel suo diario di viaggio in Italia. Goethe, che era un uomo ispirato alla cultura classica, che era venuto nel sud proprio per trovarvi l'equilibrio, l'armonia, rimane sconcertato da queste statue, rimane sconcertato da queste figure mostruose che però colpiranno in ogni caso il suo inconscio. Infatti queste statue ispireranno una delle sue opere, il Faust, I demoni del Faust. E lo stesso Goethe poi vedrà il principe di Palagonia per le vie di Palermo, e anche questo verrà riportato proprio nel suo diario, perché praticamente lui si trovava in via Maqueda, Goethe, e vede un uomo elegante. Lui lo definisce anche in carta pecorito, ricorda pure le scarpe con dei rubini, elegante, che insieme ad un suo servitore raccoglieva l'elemosina. Al che Goethe chiese: ma chi è questo signore ben vestito, elegante, che ha pure un servo che però raccoglie l'elemosina dei passanti? Al che un negoziante gli risponde: sì, è il principe di Palagonia, il quale raccoglie l'elemosina per racimolare la somma necessaria a liberare gli schiavi catturati dai pirati turchi. E allora Goethe si meraviglia, dice: ma come mai quest'uomo che spende metà delle sue fortune nella creazione di mostri, di statue mostruose, alla fine poi non esce di tasca sua i soldi per liberare gli schiavi? E questo signore poi dirà: ma questi nobili, questi signori, le virtù preferiscono farle pagare agli altri, i vizi se li pagano da soli.
Questo è il principe di Paragonia, figura molto singolare, molto eccentrico, il quale poi si divertiva anche, si burlava anche spesso delle persone che lo andavano a trovare, che andavano a vedere i mostri, facendoli accomodare in sedie imbottite di spilli, facendo loro comunque scherzi, alcuni rimasero pure scandalizzati dalla presenza di un crocifisso penzolante, blasfemo, nella cappella della villa. E la figura del principe di Palagonia comunque appare come un signore che in qualche modo si prendeva gioco, prendeva in giro la vita, prendeva in giro il prossimo, era un burlone che con sarcasmo voleva lanciare un messaggio anche ai suoi contemporanei, ma anche ai posteri. Ora, su questo messaggio si è molto discusso. Molti hanno pensato che si tratta questo antenato del Gattopardo, questo Gattopardo del 600, sostanzialmente reagì così all'arrivo dell'illuminismo e del razionalismo, cioè mentre la Francia si illuminava con i vari Voltaire, mentre con le enciclopedie, mentre in Europa scopriva la fiducia nel progresso, nella scienza, nella ragione, forse il principe si faceva risate di questo, forse il principe voleva rideva con sarcasmo dell'uomo che credeva di avere ormai di padroneggiare la natura, di padroneggiare la storia, il destino. Si faceva beffe, era una forma di reazione al clima che si stava instaurando nell'Europa dell'epoca. Oppure, probabilmente, egli era un forte accanito sostenitore della relatività di ogni cosa, perché tra l'altro, e questo forse è antenato di Pirandello anche. Pirandello aveva in questo suo conterraneo, 2 secoli prima, un fratello spirituale. L'identità, non vi è certezza dell'identità, non vi è certezza del destino, non vi è certezza di niente. Si può solo ridere di chi pensa di poter inquadrare e dirigere l'universo, il creato, la vita stessa. E non è un caso che uno dei saloni della comunque bellissima villa Palagonia, il Salone degli Specchi, era un salone nel quale chi vi entrava vedeva la sua immagine moltiplicata all'infinito, proprio perché il salone, interamente ricoperto di specchi, consentiva di vedere la propria immagine riflessa per migliaia di volte. Questo, ancora oggi il Salone degli Specchi della villa esiste, purtroppo gli specchi ovviamente sono passati 300 anni, non hanno più la lucentezza, il potere riflettente, però all'ingresso della sala degli specchi, che poi è la sala a ballo della villa,
c'è questo soffitto interamente vetrato, ma questa sala, queste le mura completamente circondate dal vetro, degli specchi ricoperti di vetro, e praticamente all'ingresso della sala vi è una iscrizione che dice sostanzialmente: contempla la tua immagine riflessa all'infinito. È l'uno nessuno, tu che stai per entrare, è l'uno nessuno 100.000 di Pirandello, sostanzialmente. Però messo in evidenza 300 anni prima. Forse il caos altro tema che lo avvicina a Pirandello. Pirandello dirà di se stesso: io sono figlio del caos, sia perché è nato in un quartiere in una contrada di Agrigento denominata proprio caos, sia perché anche lui, figlio di un caos, del caos universale, che difficilmente si trasforma in cosmos. La Sicilia, del resto, è l'isola del caos, l'isola dei terremoti, dei vulcani, delle passioni incontrollabili, delle mille identità. L'isola dove la storia si è sempre manifestata con grandi tragedie, scontri, dominazioni. Come può un siciliano non può che avere fede nel progresso, nel positivismo. Il siciliano rimane scettico, rimane figlio del caos. E quindi, guarda caso, c'è questo figlio del caos che abitava nella villa Bagheria nella metà del Settecento, quindi antenato di Tomasi di Lampedusa, del Gattopardo, antenato di Pirandello, principe di Palagonia. Praticamente lascerà ai posteri questa villa, sai che secondo poi altri studi vi sarebbe poi un percorso esoterico tracciato da alcune ville, per cui la villa Palagonia sarebbe la villa più proprio dei mostri, del caos, e poi altre ville fino alla villa del cosmos, della creazione, dove si ritrova un equilibrio, che sarebbe la meravigliosa villa Val Guarnera. Queste sono anche ipotesi fatte da numerosi studiosi. Fatto sta che poi la villa viene visitata anche nel Novecento, intanto viene una delle principali fonti di ispirazione del pittore di Renato Guttuso, e la porterà per sempre nel suo inconscio, il pittore di Bagheria. Verrà ripresa tra l'altro nel film Bagheria, parlando di Guttuso. La villa verrà poi visitata anche da personalità come Salvatore Dalì, che addirittura aveva in mente di comprarla, da George Luis Borges, che nella villa, insomma, volle per forza visitarla pur essendo non vedente. Della villa ne hanno parlato e ne parleranno ancora diffusamente. C'è pure un saggio, sono molti saggi su questo argomento. In ogni caso, la complessa metafora in pietra di questa dimora difficilmente troverà mai una spiegazione, perché si possono rimarrà aleggerà sempre il mistero. Purtroppo la gran parte dei mostri sono stati abbattuti poi negli anni successivi. Bagheria verrà travolta da
a proposito, verrà poi travolta da un caos di edilizio terribile, una speculazione terrificante che circonderà pure la villa. Rimangono nel muro di cinta delle figure, comunque tuttora si possono visitare e vedere. Quello che possiamo comunque dire con certezza è che il mondo razionale, scientifico, positivista, che sarebbe crollato nel Novecento, che avrebbe poi partorito l'inquietudine dell'uomo del Novecento, dei vari Svevo, Pirandello, questo mondo della relatività che dal punto di vista scientifico sarebbe stato poi ovviamente descritto da Einstein, che non a caso incontrerà tra l'altro Pirandello, cioè il franare delle certezze dell'uomo che avverrà nel Novecento, che produrrà anche dei mostri, infatti sono la ragione, produce mostri, sì, come si suol dire, questo crollo della ragione, della certezza, del senso di onnipotenza dell'uomo era già comunque avvenuto in Sicilia 300 anni prima. E la villa dei mostri del principe di Palagonia, questa villa barocca, come del resto tutto il barocco siciliano, comunque questa perla del barocco, questo luogo magico, misterioso, sta lì ancora a testimoniarlo, a testimoniare questo crollo nel senso di onnipotenza e di certezza della ragione umana, dell'uomo. Sta lì e sembra di... sta lì questa metafora in pietra di Villa Palagonia come se fosse una, in fondo una grande ed eterna risata sarcastica del principe che la volle costruire lì.